cose sono più chiare. Non mi sembra poi così grande, adesso che avete messo le pareti divisorie. Ora gli spazi sono ben delineati. Sì, esatto. Spero che una volta terminati i lavori, affacciandovi dalla finestra, avrete la possibilità di ammirare le colline e non una buca. Quando metteremo i pavimenti saremo un po' più in alto rispetto ad ora. Sotto i miei stivali c'è un sacco di fango, quindi sono più alto di qualche centimetro. Io ce la farò. Chris hanno lasciato Londra perché dicevano che nel cottage si sentivano soffocare. Ma non so se vivendo sottoterra la situazione possa cambiare. Però devo ammettere che i materiali usati sono di ottima qualità. Allora, da questa parte c'è il nord e come potete vedere qui il tetto è stato realizzato con tegole in ardesia. Nella parte sud invece hanno usato il vetro temprato. Il motivo è semplice. Il vetro serve